Salve a tutti gente e bentornati qui a un nuovo episodio di Alice Madness Returns. Dunque, nella scorsa parte, e non so per quale motivo solo una rosa, siamo arrivati praticamente nel paese della Regina e dunque adesso... Sì, certo, come no. E adesso ci... E neanche tu, Kia cara, neanche tu. Dunque... Oh, mamma mia. Non ci penso neanche. Non ci penso neanche, mia cara. Sono qui per venirti a romperti le palle. Non sei felice? Whee! Ok. Coltelli su coltelli. Ok, dovrebbe esserci qualcos'altro da queste parti. Oh mamma mia, sono esageratamente fuori di testa. Questo. Ok, e nient'altro, non vedo nient'altro. Opla. Ho visto qualcosa che vola. Cos'è quel robo? Boh. Dunque, come potete vedere qui c'è veramente un... Questo livello si sta dimostrando in tutto il suo splendore. Ed è bellissimo secondo me. Guardate, ci sono dei cuori che volano! Oddio! E delle facce inquietanti. E qualcosa da questa parte, ma io... Sì, vabbè, farò questo. Questo. Quindi, allora... C'è questa! Ok, andiamo. Dovrebbe permettermi di risanare tutta la vita, no? Speriamo sia un... Sì, sì. È un... È un indovinello. Benvenuta Alice. Qual è quella cosa che corre ma non cammina? Mormora ma non parla? Ha un letto ma non dorme? Ha la bocca ma non mangia? Un pettegolo incallito. È un fiume, è un fiume. Ok. Esatto, signorina. Scusate per la figura di merda. Ok. Dovrei andare verso la... Ah, ok. Ok, va bene. Scusate. D'accordo. Andiamo avanti, dunque. Allora, dunque, non dovrei avere problemi. Allora, devo dirvi però una cosa, ragazzi. C'è un problema. Praticamente io questa parte l'ho già fatta, ma ho avuto dei grossi problemi tecnici e per motivi che veramente io... Lasciamo stare, non posso più... farla e metterla a posto. Quindi... Sì, so cosa succederà sostanzialmente. E qui abbiamo un nostro bellissimo quantitativo di carte psicopatiche che sono ritornati. La cosa brutta è che era esattamente dopo il ponte di carte, quindi ero davvero felice di sapere quando sarebbe stato... Tra l'altro... Via! Via, via! Ciao! Bussa via, bussa via! Ok, dovrebbe essere tutto a posto. La stronza reale dovrebbe essere praticamente a posto, no? Ok, perché vi ho liberato questo? Perché non vi voglio mentire. E che cazzo? Il Regno Rosso è in rovina, ma tu non stai meglio. Oddio. Quando l'hai sconfitta ho cercato di riavere il mio castello, ma sono stato attaccato dai suoi mostri. La malvagia stronza reale regna ancora. Ah,
Sono qui per parlarle. Ho bisogno di entrare. Devi passare sul mio cadavere. Il sacrificio è necessario. Chi dice così di solito intende il sacrificio di qualcun altro. Il cinismo è una malattia, si può curare. Una volta dentro, attenta all'enorme boia che sorveglia il suo territorio. Sì, lo so, grazie. Staglia alla larga, è invincibile. E ora liberami. Ti mostrerò cosa significa sacrificio. Mi è piaciuto tantissimo lo stronza reale, comunque. Davvero, stronza reale. Ciao. Così, senza neanche un minimo di gentilezza. Ciao. Sento echi di battaglie lontane. Ah, quanti ricordi. Ah, anche. Vi ricordate quelli? Che belli che erano? I bellissimi quadri. Molto, molto così, molto così. Belli. Non dirò soltanto così. Mi dispiace, ma... mi dispiace aver sbagliato. Ogni figura racconta una storia. Da bambina non sopportavi i libri senza immagini. Bello, buono da sapersi. Mamma mia, mi dispiace perché così levo la mia sorpresa dai vostri occhi. Quindi non mi dispiace. Però se è così, non ci posso fare niente. Ok, vai giù. Cosa devo fare qui? Ok, c'è questo. Tira la leva. Ok, non cago molto i segreti perché li ho già trovati tutti da questa parte. Quindi niente da fare. Allora, qui... però prendiamo un paio di questi, che sono sempre utili, sempre utili. Torna indietro, torna indietro. Sì, 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 lo so che ci sei, però non mi servi. Ip! Yeah! Ok, adesso dobbiamo andare da questa parte. Opla, opla, opla. E qui ho pensato sinceramente che fosse lo stomaco di Alice. Non sto scherzando. E la Madonna. Oh. Cosa ridi? Cosa fai? No, di qua devi andare. Non di là. Tagliateli la testa. No, cara, non ne taglia nessuno qua. Ecco. Oh, 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 ecco, cosa c'era qua? Vieni qua. Vai, Alice, Mizzica, sei diventato potente questo. Il fatto è che io, più che altro, non ho... vabbè. Lo spiegherò più avanti, magari, se avete nei commenti. Ed ecco qui il nostro simpatico boia. Guardate quanto è carino. All'inizio ho anche cercato di combatterlo, lo ammetto. Poi però mi sono ricordata che qualcuno mi aveva detto di non farlo, quindi vabbè, lasciamo stare. Sì. Che idiota. Aveva più possibilità Don Chisciotte contro i mulini. E non rischiava la decapitazione. Un'uscita prudente non lo è meno, si è affrettata. Sì, un secondo però, per cortesia. Sono morta, grazie. Che idiota. Aveva più possibilità Don Chisciotte contro i mulini. E non rischiava la decapitazione. Mamma mia. Un'uscita prudente non lo è meno, si è affrettata. Grazie per avermi aperto la porta. Ok, ecco perché dovevo aspettare. Quindi, adesso c'è questa parte stupenda, ragazzi, per la quale vi sparerete, perché ovviamente una porta non può fermare un boia che vive in, in questo posto da giorni. Non mi serve un cavolo. Che cosa sto facendo? Merda! Mulino vento. Si parlava di mulini, tra l'altro, lui continua a mulinare la sua bellissima il suo bellissimo boia, il suo bellissimo boia. Va bene. Alice, non farci caso. Correre, correre, correre. Correre, correre, correre. Correre, correre, correre. Correre, correre. Via, 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 via. Oddio, devo scappare. Dove devo andare? Di qua? Sì, ok, perfetto. Ok. Questa è veramente sbastarda, perché comunque non potevi sapere di preciso se magari dovevi andare di qua o di là. Allora, di qui. Di qui. Vi faccio sentire il ricordo.
Ok. R, vai. C. Lo scopo di un'arma non è intrinseco, in fin dei conti. Il suo valore pari a quello della persona che la impugna. Esatto, e io ho un gran valore. Quanto sono? Oh, ma tu guarda, sento un... Cosa vuoi? Il guardiano della regina esce di rado dal suo nido, ma tu sei speciale. Lo so, e non ti preoccupare. Lo so perfettamente. Ma questo non mi fermerà, giusto Alice? No, no. Whip. Che succede adesso? Oh. Oh, dai, su via. Hoppla. Oh, di nuovo tu. Aiuto. Ah, ok, qui... Ah, ok, ok. Perfetto, qui mi faceva cadere, d'accordo. Guardate che bello il sangue. Questo posto è bellissimo. Qui... ti pareva... Ecco, mi sono beccato un colpo della miseria. Ma, perché non me l'aspettavo, non me lo ricordavo. Tagliate nella testa! No, non succederà, cara. Non oggi. Poco ma sicuro. Uno. Vieni qui. Oh merda, no. No, no. C'è questa parte difficile che non mi ricordo quanto cavolo. Merda, merda, merda. Ma secondo voi? Ok. Ha ucciso tutti i nemici per me. Denti, denti a me. Denti a me. Denti a me! Via, scappa, Alice! Via! Puff! Trova la regina. Ignora la sua volontà di decapitare i reclusi a tuo rischio e pericolo. Ma non mi prende più! Ok, d'accordo, allora. Ci siamo quasi. Dunque, questa era quella bellissima parte in cui non capivo minimamente come cacchio si usano questi cosi. Vi giuro. È stato interessante. Non sto scherzando. No, no, torna qui. Vai qui, ritorna qua. Sì, 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 certo. Nasci, muori e vivi. Ok. Ok, un paio di roselline fanno sempre comodo. Ok. Potrei andare anche di là, effettivamente. Però non c'ho voglia, devo essere sincera. Voglio farlo fretta perché questo l'ho fatto tanto tempo fa. Via. Scendi, 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 scendi. Scendi, 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 scendi. Vieni qui. Ok, sono tutti morti. Dunque, di qua. Di qui. Ah, meglio di qui. Facciamo prima, no? Allora, devo andare di là e di qua. Prima di tutto andiamo di qua. Ok. Una volta che hai capito come fare, sì, diventa facilissimo, dannazione. Ed è fantastico. Guardate come pulsa questa leva, è fantastica. Mi piace tanto. Ho sbagliato, scusate. Non volevo. Devo usare quell'altro. Ho distrutto quello. Ok, perfetto. Allora, di qua devo andare con questo. Oppla. Oppla. Poi di qui. Vi faccio sentire
il segreto che avevo preso l'ultima volta, che è quello del dottore, che ci fa ricordare un po' di l'equilibrio è il giusto mezzo di tutte le cose, Alice. Fra luce e oscurità, fra malattia e salute, o addirittura fra giusto e sbagliato. Certo. E qui io ho trovato questo... Allora, sì, lo so, grazie. Molto gentile. Andiamo avanti. Dunque, questo è molto semplice in realtà. Ok, è il più semplice di tutti. È solo per far capire bene come funziona probabilmente. Ecco fatto. Punto, ce l'abbiamo fatta. È un po' un rimando a quella scena là che se vi ricordate del primo gioco, in cui lei si trasformava in uno scacco, però in un tassello della scacchiera, però... Alice, sei in pericolo, non fare troppo la stizzosa. Allora... So che qui c'è qualcosa, e quello lì non lo posso proprio ignorare. Non fate caso alle armi, davvero, però... Poi vi spiegherò tutto. Allora... Guardate un po' chi c'è... Un bellissimo segreto molto utile. Una stanza chiusa è poco più di una gabbia. È una prigione. Rizzi. Io odio ogni tipo di ipocrisia. Tesoro, ma siamo tutti un po' di ipocriti. Sì, ho capito che ci sei. Ho fame. Mangiati un panino, no? Fate un panino. O mangiati gli occhi, dato che c'hai... Allora, sempre la solita storia. Corri, 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 corri. Dove stai andando, Alice? Scusami. Ecco, fatto che siamo cadute qui. Allora, di qua doveva esserci qualcosa. Cerca la regina, ma ricorda, anche lei ti sta dando la caccia. Ma dai, non me ne ero proprio accorta, carissimo. Come non hai mai potuto capirlo? Mamma mia. E qui c'è questa scena qua che non so che cosa significa. Chi è questo qua? Sono nata nel secolo sbagliato, Alice. Immaginami, Madame Defarge, mentre sferruzzo le teste dei colpevoli rotolano giù dalla ghigliottina. Oh, i bei tempi andati. Certo, cara, certo. E qui mi ricordo distintamente di aver detto come cazzo è possibile che questa non sia in un manicomio. Ah, qui c'è un altro segreto. Un altro segreto. Ok, perfetto. Ok. D'accordo. Oddio, questo è il dito in culo fatto persona, perdonatemi. Perché non... Ok. No, fermo, fermo, fermo. Ok. Ok. Dai, forza, 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 forza. Usalo, usalo, forza. No, fermo, ferma. Ok, va bene. Allora. Ok. Ok, perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Che ansia, ragazzi. Oh, perfetto. E qui dove si andava? Ah, ok, va bene, ragazzi. Va bene, gente. Finiamola qui. Perché? Perché è qui che ho finito il video l'ultima volta. Dunque. Mi dispiace se non sono stata molto collaborativa, ma... Farle due volte le parti non è molto piacevole. Spero vi sia piaciuta questa parte. Se vi è piaciuto, lasciatemi un mi piace. L'ospite perfetto non si trattiene troppo. L'ospite perfetto resta a casa. Sì, sta a casa pure. Allora, dunque. Allora. Dunque, allora, mi dispiace se ho dovuto rifare questa parte molto in fretta e anche un po' scazzata probabilmente, ma l'ho già rifatta, l'avevo già fatta come vi ho detto, ma è andata perduta. E niente, gente, spero vi sia piaciuta. Comunque, se vi è piaciuta questa parte, lasciatemi un mi piace, un commento e ci vediamo nel prossimo episodio in cui andremo avanti con questo magnifico mondo. Ciao!